a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme la torta salata della settimana. Questa volta ci sono un po' più di ingredienti, ma il gusto è eccezionale. Vediamo quindi che cosa ci serve per preparare questa torta salata, che di base ha come ingredienti il radicchio e lo speck. Vediamo quindi che cosa ci serve per prepararla. Gli ingredienti che ci occorrono sono un rotolo di pasta sfoglia, io utilizzerò quella circolare, del radicchio, io ne utilizzo poco meno di un ceppo, del parmigiano, una bella manciata, una confezione da 250 g di ricotta, del gorgonzola, quanto basta e in base ai gusti, e una confezione di speck. Srotoliamo per prima cosa la nostra pasta sfoglia, la mettiamo in una teglia e bucherelliamo il fondo con una forchetta. Mettiamo in una scodella la ricotta, una bella manciata di grana, di parmigiano, io non uso le dosi, vado a occhio, un po' di sale e un po' di pepe, e mescolate con un cucchiaio di legno fino a ottenere una cremina. A parte, laviamo e scoliamo il nostro radicchio. Io ne ho utilizzato poco meno di un ceppo, togliendo un pochettino le parti bianche, che sono quelle che rimangono più amare. Disponete sul fondo della vostra torta salata la crema di ricotta. Ricoprite bene tutta la superficie con lo speck. Ancora sopra aggiungete il radicchio e aggiustate lievemente di sale, perché altrimenti risulterà un pochettino amaro. Aggiungiamo infine sulla superficie dei pezzettoni di gorgonzola che durante la cottura si scioglieranno e formeranno una crosticina deliziosa. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e intanto pieghiamo i bordi della nostra torta salata. Ecco la nostra magnifica torta salata da infornare. Inforniamo quindi a 180 gradi per 30 minuti circa, controllate sempre, quando è bella dorata è pronta. Ed ecco la nostra magnifica torta salata con radicchio, speck, gorgonzola e ricotta. Spero che proverete a rifarla a casa e che la ricetta vi sia piaciuta. Noi come sempre ci vediamo nella prossima!